Sagan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati dopo tantissimo tempo sul mio canale. Siamo su un nuovo video e oggi vi parlerò di FIFA 20. Vi parlerò di FIFA 20 in quanto moduli e tattiche che è possibile utilizzare in questo nuovo gioco. Come sapete, in questo nuovo gioco la difesa non è più controllata dalla CPU, se non minuscola parte rispetto a un FIFA 19 dove la difesa ti faceva tutto in autonomia. Io per questo gioco ho selezionato tre tipologie di formazioni e tattiche che mi hanno permesso di giocarmela abbastanza bene. Sono tre tipi di tattiche che si dedicano o al possesso palla, o al pressing, o al contropiede. Io ne utilizzo tutte e tre in base alla come sta andando la partita. Quindi magari se sto perdendo utilizzo una tattica più di pressing contropiede, se sto vincendo ma sono lì solo di un gol sopra utilizzo una tattica più di possesso palla, oppure potete comunque adattarla al vostro stile di gioco. Quindi se voi fate tutta una partita di possesso palla, sia in momento diciamo di sconfitta o state vincendo, continuate col possesso palla. Ognuno chiaramente è libero di fare quello che vuole, è libero di scegliere chiaramente il suo miglior stile di gioco. Io ho preso queste tre formazioni, il 4-3-3 di contenimento, quindi col CDC per il possesso palla, il 4-1-2-1-2 per il pressing, mentre il 4-3-2-1 per il contropiede. Partiamo col 4-3-3. Io il 4-3-3 lo utilizzo più come modulo difensivo solo perché faccio possesso palla e quindi magari sto vincendo di un gol, preferisco mantenere il risultato che mancano 5 minuti alla fine o quello che è, preferisco tenere la palla, quindi voglio che i giocatori piuttosto che partire in avanti preferisco che mi stiano vicini, facilitare i passaggi, così almeno posso perdere un po' di tempo a costruire la mia manovra e quindi far terminare la partita e riuscire a vincere. Quindi partiamo dallo stile difensivo. Ho utilizzato uno stile difensivo sul pressing del primo controllo. Praticamente i miei giocatori staranno tranquilli a meno che l'avversario passerà la palla a un giocatore più arretrato di lui, allora in quel momento i miei giocatori andranno comunque a prestare il giocatore che avrà ricevuto la palla. Come ampiezza difensiva ho lasciato 6 e come profondità ho lasciato 7. È una profondità diciamo piuttosto alta, però con un pressing sul primo controllo mi permette di conquistare palla nel centrocampo e non in zona difensiva. Preferisco così perché io riesco a mantenere bene il controllo al centrocampo, riesco a difendermi piuttosto bene, quindi ho preferito utilizzare una profondità alta, però ragazzi fidatevi che è efficace. Come stile d'attacco, come ho detto prima, possesso palla. Io utilizzerò il possesso palla per il mantenimento, quindi un'azione lenta, però allo stesso tempo i giocatori si faranno sempre più vedere dal giocatore che avrà la palla. Ampiezza ho lasciato 6, giocatori in area 5, chiaramente una difesa alta non posso rischiarmi che tutti i giocatori mi entrano in area perché poi non ho più nessuno dietro a difendere se mi capita un contropiede. Angoli e punizioni 5 come di default. Istruzioni giocatori, partiamo dai difensori centrali. I difensori centrali io ho lasciato tutto di default, quindi loro resteranno dietro in attacco e avranno delle intercettazioni normali. Terzini, ve le faccio vedere uno, però è uguale identico all'altro, resterà dietro nel momento dell'attacco, quindi tutta la linea difensiva nell'azione d'attacco rimarrà in linea e nessuno avanzerà. Il CDC, siccome ho delle difese alte, io ho lasciato resta dietro anche lui in fase di attacco, quindi praticamente avrò 5 giocatori che difenderanno qualora la squadra avversaria partisse in contropiede. Quindi l'unica cosa che ho variato è stato solamente resta dietro in fase d'attacco. Per i due centrocampisti, adesso lasciate perdere chi ho dentro perché ho Iago Aspas ma lo vado a cambiare se utilizzo questo modulo ma non dentro un centrocampista al suo posto. Comunque ai due centrocampisti io ho lasciato tutto di default, non sono andato a modificare nulla, ho lasciato le impostazioni predefinite. Per gli esterni, io sono andato a modificare due cose.
creazione di occasioni e inserimento di supporto. Io ho utilizzato un tagliadento per le creazioni di occasioni, mentre per l'inserimento di supporto ho inserito inserisciti alle spalle. Questo è uguale all'altro chiaramente esterno. Per l'attaccante, allora, io per l'attaccante ho due idee, diciamo. Se un attaccante con una velocità maggiore di 80, metto inserisciti alle spalle, perché mi serve la sua velocità, mi serve che lui parta subito e io faccia il passaggio filtrante per andare in porta, visto che quest'anno le difese, diciamo, sono più lente dell'attacco. Mentre se una velocità inferiore a 80, quindi se lo mando in un passaggio filtrante, molto probabilmente verrà recuperato dalla difesa. Allora, se avesse una velocità inferiore a 80, io lascio tutto di default. Mentre in questo caso, io ad esempio ho Rodrigo, 90 di velocità, gli ho messo inserisciti alle spalle. Eccoci col 4-3-2-1. Come ho detto prima, questa la utilizzerò per il contropiede. Appunto, come potete vederla, lo uso come stile di gioco ultra offensivo, perché partire in contropiede per me è quello che si fa negli ultimi minuti, per come gioco io, quando sei disperato e cerchi o di pareggiare la partita o comunque almeno di fare un gol per la gloria. Come stile difensivo ho utilizzato ripiega, quindi tutta la mia squadra arretrerà dietro la linea della palla. Un'ampiezza di 6 e una profondità di 4, perché se mi chiedo ripiega preferisco che la difesa sia più arretrata, se no mi trovo tutti i giocatori in 2 metri di campo, basta farmi un passaggio filtrante alto e lo prendo dietro. Stile d'attacco, contropiede, manovra veloce. Ampiezza 5, perché preferisco che i giocatori non perdano tempo ad allargarsi, ma si concentrino sul proseguire l'azione dritta per dritta. Quindi avrò un'ampiezza di 5, giocatori in area 6, perché comunque avendo ripiega mi torna indietro tutti, avendo una difesa profonda ho più tempo per arretrare, quindi posso, diciamo, rischiarmi a mandare più giocatori in area possibile. Angoli e punizioni ho lasciato 3. Istruzioni giocatori: per i difensori centrali non sono andato a modificare nulla, completamente diverso. Per i terzini ho lasciato ancora resta dietro in fase di attacco, quindi loro rimarranno dietro durante l'azione d'attacco della propria squadra. Per il centrocampista difensivo centrale ho lasciato resta dietro in fase d'attacco, quindi anche lui non avanzerà in fase d'attacco ma rimarrà appena davanti la difesa. Per i due centrocampisti ho lasciato tutto di default, non sono andato a modificare nulla perché mi va bene gli stili di gioco che classici, diciamo, che ti preimposta il gioco. Per i due esterni io ho usato più trequartisti più che esterni, ho lasciato inserisciti alle spalle, quindi questi giocatori agiranno più come supporto per l'attaccante, perché essendo più arretrati preferisco che nella fase di contropiede il mio attaccante parte in avanti, i due trequartisti sì, si inseriranno ma cercheranno sempre di supportare l'azione dell'attaccante. L'attaccante, stesso concetto di prima, se ha una velocità inferiore a 80 io lascerei di default, perché è inutile mandarlo in contropiede perché lo recuperano. Quindi, avendo lasciato inserisciti alle spalle per i trequartisti, se voi avete una cosa di default, lui farà da boa, cioè arriverà la palla, la riceverà, però non partirà, farà partire i due trequartisti e lui con i trequartisti avendo inserisciti alle spalle possono andare in velocità. Rispetto se avete un attaccante chiaramente con una velocità inferiore a 80. Ultimo modulo, ho lasciato il 4-1-2-1-2. È il modulo che utilizzo di più, è un modulo che punta tutto sul pressing, è un modulo molto fastidioso, cioè avere una persona, i giocatori che continuano a prestarti ogni minuto di partita è veramente angosciante. È un modulo che consuma tanta energia dei giocatori, quindi voi dovreste garantire dei buoni sostituti verso 60esimo-70esimo per sostituire il giocatore sfinito. Io tendenzialmente vado a sostituire un centrocampista se vado a vincere, cioè i centrocampisti se vado a vincere, oppure se sto perdendo magari metto un attaccante un po' più fresco che rispetto a quello che ho in campo, in modo tale che magari possa buttarla dentro sta benedetta palla.
Come potete vedere, stile difensivo, pressing una volta persa palla. Quindi per 7 secondi i miei giocatori continueranno a pressare gli avversari per cercare di riprendere palla più velocemente possibile. Poi ampiezza ho lasciato 6 e una difesa di 8, profondità 8, quindi una difesa molto alta, così in modo tale che io possa sfruttare tantissimo il pressing, perché avranno una difesa alta, tutti i giocatori sono concentrati nella quasi maggior parte nella metà campo avversaria, quindi appena riconquistata palla dalla formazione avversaria quasi sicuramente non sarà in una formazione, diciamo, ottimale come quella che ha stabilito il giocatore, ma si dovranno risistemare dopo la fase difensiva. Quindi se allo stesso tempo si trovano tutti i giocatori che prestano, c'è molta più facilità che voi riprendiate palla. C'è rischio di subire il contropiede, l'ho pensato anch'io quando l'ho impostata, però ragazzi, veramente sono pochissimi quelli che ti lanciano la palla subito in avanti, perché appena prendono palla hanno questi giocatori che li prestano, quindi non hanno tutto questo tempo di lanciare l'attaccante subito. Quindi io lo utilizzo tantissimo questo modulo, su 10 partite ne ho persa una, veramente lo giuro, le altre o le ho pareggiate o le ho vinte. Non ho mai subito più di 2 gol, penso di aver perso 2-1 o 3-1 quella volta che ho perso, chiaramente è stato molto più bravo di me il giocatore avversario, però le altre partite ragazzi me la sono giocata bene e si gioca anche bene. Stile d'attacco, ho utilizzato uno stile d'attacco equilibrato, una piazza di 6, giocatori in area 5, chiaramente avendo una difesa alta preferisco che un giocatore rimanga un po' più arretrato piuttosto che prenderlo nel contropiede. Angoli e punizioni default 5. Istruzioni giocatore, come istruzioni giocatore ho lasciato i difensori centrali immutati come tecniche. Qua invece c'è una piccola modifica, i terzini hanno un attacco equilibrato, quindi mi aiuteranno nella fase d'attacco, avendo tutto il corpo della squadra concentrato praticamente al centro del campo, rimangono le fasce libere, preferisco che sia il terzino a salire. Sembra una follia, ma fidatevi che funziona davvero. Centrocampista difensivo centrale resta dietro in fase d'attacco, chiaramente mi salgono anche i terzini, 3 persone mi rimangono dietro, e avendo poi una difesa alta veramente l'attaccante straprestato, comunque chi prende palla è straprestato, non lo prendete al contropiede anche solo con 3 difensori. Centrocampisti invariato, completamente invariato nel niente, ho lasciato le impostazioni di default. Per il COC stessa cosa, non sono andato a variare nulla, quello che era preimpostato l'ho lasciato preimpostato. I 2 attaccanti, stesso concetto delle altre 3 formazioni, con una velocità maggiore di 80 io li faccio partire. Ho fatto una piccola eccezione per Iago Aspas, 78, però con Predatore correva un po' di più, ho chiuso un occhio, ho fatto finta di niente, anche perché poi mi sono trovato bene. Mentre con la velocità inferiore 80 li lascio lì fermi per garantire magari l'altro attaccante più veloce, lui prende, riceve palla e lancia all'altro attaccante. L'ho lasciato quindi inserisciti alle spalle ai 2 attaccanti. Allora ragazzi, questi sono i 3 moduli che a parere mio lavorano meglio in questo primo momento di gioco, con questi aggiornamenti, con questo modo di giocare. Io mi sono trovato davvero bene, sono riuscito, come ho detto prima, a vincere un sacco di partite con questi 3 moduli. Chiaramente poi voi dovete adottarli al vostro stile di gioco. Se applicate i miei moduli, cioè i miei moduli un parolone, se il video vi è stato utile, i moduli vi sono stati utili, ragazzi vi chiedo di condividere il video su altre persone che magari non sanno che moduli e tattiche utilizzare, consigliarli ad altri vostri amici. Se vi è stato utile comunque lasciate un like sotto questo video, seppure avete altre cose da dirmi, nel senso che magari altri moduli che sono efficaci, lasciatelo scritto sotto nei commenti, così magari che io possa provare volta prossima a rifare un video con le aggiunte dei vostri moduli che mi avete detto che magari sono anche quelli molto efficaci. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo sul prossimo video.